film ho provato in qualche modo a documentare un sogno, raccontare in qualche modo un mondo periferico, perché è un mondo periferico quello del mio film, che nasce da miei laboratori in strutture sociosanitarie, in case popolari, eccetera, ma come dire, sfruttare poi il mondo dell'onirico per rappresentarlo e quindi rappresentare poi in realtà la mente di questi personaggi, il nostro stato mentale, il mio stato etnagogico rispetto alla rappresentazione di questi personaggi e quindi in qualche modo dare il mio punto di vista su questo mondo, penso che sia comunque una cosa nuova, quantomeno nuova perché è autentica per me, quindi attraverso l'autenticità io credo che si possa rappresentare qualcosa di nuovo per quanto tutte le cose siano già state fatte. Rispetto poi al lavoro con i personaggi, in questo caso qui io ho fatto una messa in situazione, cioè tipicamente neorealista, come dire, io dopo che ho lavorato con loro tanto, ho lavorato poi separatamente in ripresa per 2 o 3 settimane ciascuno e come dire, io li ho messi in delle situazioni, ho sperato che in quel caso succedesse delle cose e quindi sapendo in qualche modo, sperando che accadesse quello che pensavo, o spesso diciamo mi hanno tradito le mie aspettative e mi hanno regalato delle cose se poi dopo le ho messe nel film così come è accaduto. Avevo questa necessità, avevo questo pensiero come di fare queste riprese della città e di quella parte della città di Napoli, della parte periferica di Ponticelli, della parte est. Però di fatto io non avevo idea ancora di come le avrei inserite nel film, sentivo la necessità di questa cosa. E tra l'altro ho fatto impazzire anche quello che ha fatto il drone, perché di fatto diciamo loro abituati a una modalità appunto mainstream di lavoro, per cui il drone di solito nel cinema classico ha una valenza in qualche modo descrittiva. Adesso. Invece come dire, io sono partito e ho detto ragazzi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo un po' esplorare il territorio col drone. E quindi in qualche modo non sapevo nemmeno io cosa. E loro mi sono stati d'abbraccio e abbiamo fatto queste lunghe esplorazioni dove avevamo dei limiti anche legati alle durate della batteria eccetera e quindi però su quelle cose io poi ho innestato dei movimenti che sono queste rotazioni eccetera, ma in qualche modo quella per me è stato un momento di regia molto divertente perché lì mi sono divertito come dire come se fosse fiction veramente, perché ho dato mandato di muovere la macchina da presa in determinati momenti come fosse veramente una direzione d'orchestra in qualche modo. E in questo movimento mi sono reso conto poi dopo che nonostante avessi seguito il mio sentimento in questi movimenti, queste strade sembravano che non conducessero mai da nessuna parte, sembrava sempre che in qualche modo ritornassero al punto di partenza, fossero delle rotonde in qualche modo che girassero su se stesse e questa cosa quando poi io l'ho sistemata a montaggio in qualche modo sentivo che dava eco al film, però se ti dovessi dire che l'avessi pensato prima in questa misura ti direi di no, perché non è così. Io in qualche modo cerco di provo a restituire quello che è il mio tempo con questi personaggi, più che un tempo del film, più che un tempo della loro vita, che è un mio tempo emotivo rispetto alle mie sedimentazioni, al mio lavoro sullo sguardo e sulle emozioni di questi per me eroi.